alla sanità aretina. Forza Italia, forza Cina, forza aretini, insieme supereremo ogni ostacolo. C'è scritto questo nei pacchi consegnati dalla comunità cinese aretina al reparto di rianimazione dell'ospedale San Donato di Arezzo. A nome della rappresentante della comunità cinese di Arezzo, noi doniamo per un totale di 300 tute, 200 guanti monouso confezione da 100 pezzi, mascherina FFP1 325 pezzi e mascherina FFP3 800 pezzi, per un totale di 6.500 euro. Questa raccolta è stata, ringraziando un po' tutta la connazionalità cinese, una parte che è stata, che è quelli che siamo riusciti un po' a trovare con i mezzi di WeChat, eccetera. E grazie a loro ciascuno ha donato, chi ne ha donati 50 euro, chi ne ha donati di più, chi ne ha donati di meno. E con il gruzzetto di soldi siamo andati a cercare i fornitori, di cui la Sapra SPA e la Ferramenta Santo Spirito, che ci hanno dato un gran aiuto. Ci hanno andati a cercare, ci hanno fatto un po' di sconti e siamo riusciti a trovare questa roba qua. Chiaro che in un momento di bisogno come questo la donazione è gradita. Direi che non è solo un problema materiale, ma è anche un problema di cultura e di socialità. La comunità cinese d'Arezzo è parte integrante della città e quindi dona agli ospedali, all'ospedale d'Arezzo e al territorio d'Arezzo il proprio contributo. Mi sembra più importante questo che non il significato materiale in senso stretto. L'ospedale San Donato ha tutte le caratteristiche per gestire al meglio. Ha i reparti di degenza che sono abilitati a trattare questi pazienti, ha gli ambienti di terapia intensiva e ha soprattutto le persone e i professionisti. Ricordo che i professionisti di malattie infettive, di terapia intensiva, di medicina e di pneumologia, assieme agli infermieri, hanno già trattato casi Covid positivi, quindi Arezzo ha anche una specifica esperienza direttamente maturata sul campo. Supereremo insieme questo momento, evitiamo i contagi da Covid-19 stando a casa. La comunità cinese in realtà si è isolata molto prima di quella italiana. Sì, perché noi, sperando che nell'isolamento facciamo non meno pandemia, meno virus, in modo da aiutare il più possibile di passare questo il prima possibile questo virus. Ragazzi, insieme, collaborando tutti insieme, riusciremo a passare anche questa. Come l'abbiamo passata per gli altri virus, si passerà anche questa, però collaborando tutti insieme. Per noi immigrati come cinesi, che viviamo qua in Italia, qui per noi è nostra seconda patria. Quindi davanti a questa difficoltà, epidemia, è nostro dovere di dare un piccolo contributo, di dare la nostra solidarietà. Quindi tutti insieme ce la facciamo a vincere questa difficile guerra. Forza Italia! Forza Italia, forza Cina! Insieme vinceremo qualsiasi virus!